Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Allora, questa mattina stiamo scendendo in paese perché oggi da noi c'è il mercatino dell'antiquariato e vogliamo andare a dare un'occhiata. E tra l'altro dovrebbero poi vendere anche delle cosine di cibo, però forse è presto. No, è tardi, è finito presto. Purtroppo, perché so c'è la proloco del paese, so che fanno sempre delle cose molto buone e sfiziose. Comunque, ieri sono andata, che non sono riuscita a filmare. Luca intanto sta guardando, faccio vedere anche a voi, i danni dei cinghiali. Stanno facendo veramente, in queste notti si stanno divertendo perché, aspettate, ok, perché ha piovuto, quindi è pieno di lombrichi, loro ne sono ghiotti e scavano dappertutto per prenderli. Comunque dicevo, ieri sono andata alla riunione della giuria del concorso ed è sempre un appuntamento molto bello, ma anche un appuntamento che mi incuriosisce molto perché sono sempre curiosa di vedere gli altri giurati, che voti hanno dato, se hanno avuto le mie stesse impressioni, quindi è un momento di confronto molto bello. E devo dire che quest'anno eravamo quasi tutti abbastanza d'accordo, devo dire, sì, mi sono stupita di tanti voti che alla fine erano molto simili, senza ovviamente esserci confrontati prima. E poi sono tornata a casa la sera molto tardi e vi faccio ridere. Ieri ha piovuto e c'erano tantissimi fulmini e ci siamo ritrovati per la riunione proprio sul mare, e mentre ero sotto, stavo per andare via, ho visto che cadevano dei fulmini proprio in mare ed era una scena bellissima. Ho preso in mano la videocamera, mi sono messa a filmare e, nonostante un po' di imbarazzo perché la gente passava, mi guardava, sono stata mezz'ora, non è caduto manco un fulmine. Appena ho chiuso la videocamera, decine di fulmini. Non sono riuscita a filmarvi neanche un momento di quello spettacolo bellissimo. Comunque, direi scendiamo, se riesco vi faccio vedere qualcosa e poi il lavoro che tu hai fatto ieri lo diciamo dopo. Sì. Perché abbiamo filmato vari spezzoni. Continuando a parlare di danni fatti dai cinghiali, vi mostro un altro pezzettino di terra. Ma in queste notti si stanno veramente Ma qua è attaccato alla strada principale. Mm-hmm. Ma te l'ho detto che passano dappertutto. E queste notti ci danno. Questi sono loro, si riconoscono subito comunque. Siamo di ritorno a casa e abbiamo appena scoperto come la pianta delle noci. Non lo sapevamo. Guardate, all'interno si vede. Di questo frutto c'è la noce, la classica noce come siamo abituati ad acquistarla. Aspettate, vediamo se riesco. Oddio, c'era qualche animaletto. Ecco cos'era. Ma sai che non lo sapevo? Neanch'io. Non avevo mai presente, pensavo che fosse già così, però effettivamente... No, in effetti... Siamo arrivati nell'orto, sì. E adesso vi ho lasciato prima le immagini del lavoro di Luca ieri e adesso Luca voleva spiegarvi, sì, brevemente che cosa ha fatto. Allora, come vi avevo detto in qualche video fa, questa parte dell'orto la vorrei dedicare agli orti rialzati, quindi nei cassoni. Tra i due orti rialzati ho deciso di fare questa aiuola. Subito sono andato a zappare la terra per smuoverla un po', poi sono andato a mettere del cartone lungo la fila, ho ricoperto tutto intorno con le pietre e poi ho messo uno strato di terriccio universale e sopra sono andato a mettere il finocchietto selvatico. Quello, sì, che ha pulito la nonna, che aveva tenuto i fiori. E ne ho raccolto anche altro, preso, sì, altro, perché così ce n'era di più.
ho messo sia il gambo che quindi i fiori con i semi, sperando che l'anno prossimo getta qualche piantina. Speriamo. Speriamo. Sì. È anche un esperimento, perché siamo curiosi, sì, di vedere se verrà. Praticamente questa parte, quindi come ho detto, la voglio organizzare con gli orti rialzati e in mezzo qua, e anche poi da quest'altra parte che comunque devo ancora finire, vorrei mettere queste aiuole con le pietre, quindi in piena terra, e di fiori, diciamo, fiori belle, perenni, tra virgolette, perché poi questa è, diciamo, un po' un'eccezione, perché il finocchietto selvatico è comunque, diciamo, un fiore, perché comunque fa il fiore, quindi attirerà anche magari insetti impollinatori che mi aiutano per l'orto, però poi d'inverno non dura, quindi poi è una cosa annuale. Mentre invece gli altri vorrei mettere dei fiori perenni, comunque che aiutano l'orto per gli impollinatori, anche come bellezza, e poi comunque che siano perenni, perché comunque, diciamo, una fatica in meno, anche perché c'è anche altro lavoro, e poi sono molto belli da vedere. Adesso voglio giocare un po' tra fiori che fioriscono in estate e anche in inverno, perché in inverno sono tutto spoglio. Vero. Stavo puntando anche su qualche bulbo da fioritura invernale. Belli! Adesso da qualche parte ce li metterò. Guarda chi arriva lì dietro. Chi hai richiamato? Buongiorno, Chicca. Questo l'avevamo fatto vedere, il secondo? Non mi ricordo, forse no. Forse no, sai, che non avevamo fatto vedere. Avevamo accennato che avremmo fatto vedere. Del finocchio? No. Allora ne approfittiamo, già che siamo qui per... Allora, questo è il secondo orto rialzato che ho creato. Noi sai quale? Abbiamo filmato questo, se non erro. Di regola questo è il secondo. No, ma dove abbiamo messo le piante? Sì. Direi che abbiamo filmato questo. Questo, e comunque devo dire che hanno attecchito bene. Molto. Vedo già che stanno facendo nuove foglie. Sì. Sono soddisfatto per ora. E invece di qua abbiamo messo le altre piantine che avevamo acquistato. Sì. Qua avevamo messo, allora, in mezzo era il cavoletto di Bruxelles, sì, che adesso devo metterci anche un tutore. Poi, se non sbaglio, c'era il cavolo verde, quello nero, scuro, quello nero, viola. Quello nero, e che, no, il cavolo viola, e poi, sì, questo era quello, come si chiama, romanesco il... nero. Sì. Adesso non mi viene, o toscano nero. Era quello... La foglia, sì, diciamo. Sai che ora... C'ho il vuoto sul, sì, nome. Sì, era quello... Mamma mia, quello toscano, lui. Sì, non mi viene il nome, però. Anche a me, scusa. Poi, ho messo delle piantine di bietole e in mezzo delle barbabietole, invece. Perfetto, e ora facciamo vedere laggiù, quello... E laggiù, sì, sempre delle insalate. Sì. Allora, poi ho fatto un altro cassone qua, però ho messo solo degli sfalci di erba, di foglie, rametti, e per quest'anno non credo che metterò niente, lo uso adesso che pian piano si decompone, e poi andrò a mettere del terriccio sopra, credo per l'anno prossimo, adesso vedo. Forse ci metterò più avanti, verso ottobre, e le cipolle, e poi l'aglio magari. Perché l'anno scorso niente aglio e poche cipolle. L'aglio, quello ci vuole. Sì. Mentre dico, ho fatto un altro cassone un po' più piccolo, e qua per adesso ho messo solo finocchio, sono 3, 6, 9 piantine di finocchio. Sì, noi ne abbiamo messe poche perché sono l'unica a mangiarle, sì, in casa, quindi sì, non sì, aveva sì, senso, no, esagerare. Io non lo mangio, quindi... Mia nonna neanche, sono solo io a mangiarlo. Niente, poi in mezzo andrò a mettere dell'insalata, però la voglio mettere un po' scaglionata, così non abbiamo tutto insieme. Niente, poi invece lì c'era sempre quello delle patate, che sì, però per l'anno prossimo. Sì, che avevamo già fatto vedere. E... Lì ci sono i carciofi, sì, ce n'è uno in fiore, bellissimo. L'ho lasciato andare a fiore. Guardate che meraviglia. È stupendo. Mentre da questa parte sono piantine che avevo messo l'anno scorso, e la peroschia, e ossia la salvia siberiana, molto bella, è un po' simile tra virgolette alla lavanda, anche questa comunque fa dei fiori, è come molto vedete, bella, bellissima, e anche la foglia è bella, è di bella, questa pianta, e come la lavanda regge molto bene anche le basse temperature e richiede anche poca acqua. Comunque io ho incominciato a mettere sempre del cartone intorno alla pianta, che serve quindi sia da pacciamatura, quindi per evitare di dare troppa acqua, e poi andrò a mettere sempre del terriccio e delle pietre intorno, come ho fatto con la lavanda che vi ho fatto vedere. Chicca si è trovata un buchetto per mettersi al fresco. Come vedete anche qui ho incominciato, ho messo sempre come bellissimo, vedete lì. Comunque bello, il risultato è stupendo a mio avviso. Sempre ho messo il cartone, poi intorno ho fatto un cerchio di pietre, ho messo del terriccio. Non ho messo poco, perché piano piano il cartone si andrà un pochino ad abbassare, a decomporre, e poi andrò ad aggiungerne altro.
e l'effetto finale più o meno è questo. Poi andrò a rifinire un pochino ancora i lati con un po' di terriccio, poi più appena con la pianta crescerà darà è sempre più bello l'effetto. E anche qua c'è una bella fila. Qua ci sono tre piantine di lavanda, una di rosmarino e lo stesso vale di là. L'unica differenza sono due tipologie di lavanda diverse. Questa diciamo è la classica, mentre l'altra è un'altra varietà, sempre però con rosmarino, a metà. Alla fine non vi ho detto cosa ho preso al mercatino. C'erano tantissime cose molto carine, ma alla fine ho preso solamente un libro, questo di Agatha Christie, Macabro Quiz, che mi manca. Mi piacerebbe averli tutti quanti di Agatha Christie per avere la collezione intera. Ho visto questo titolo che appunto mi mancava, ho deciso di prenderlo, l'ho pagato 3 euro e quindi è stato anche un ottimo affare. E questo ve l'ho già detto in passato, io amo fare le collezioni di libri, però sto cercando di trattenermi un po'. Con Agatha Christie la sto facendo perché comunque quando ne ho letti tantissimi in passato li ho tutti acquistati subito in cartaceo, quindi sono partita bene. Con altri appunto devo legarmi le mani, perché ad esempio tutta la serie di Agatha Raisin, che mi piace tantissimo, l'ho iniziata con gli ebook, perché con gli ebook si risparmia, quindi l'ho iniziata così, però la me collezionista avrebbe poi voluto subito acquistare tutti quanti i cartacei per avere la collezione cartacea. C'è libreria e mi sono dovuta proprio trattenere, perché caspiterina, compro gli ebook per risparmiare e poi oltre all'ebook prendo il cartaceo perché voglio la collezione. Sarebbe un po' un controsenso. Ciao amore mio, c'è Floruzza qua? C'è Floruzza? E quindi dove posso però le collezioni le faccio, perché le collezioni di libri le adoro. Come vi ho detto, ieri c'è stata la riunione del concorso. E ogni volta che la facciamo, oltre a confrontarci, mangiamo. Ognuno porta qualcosa, di solito di dolce, e poi dopo esserci confrontati facciamo merende. Quello che avanza poi viene diviso tra tutti quanti, ognuno si porta un bel vassoietto a casa. I dolcetti che ho portato io però sono piaciuti tantissimo, e infatti qua non ci sono perché non sono avanzati. È avanzato più o meno questo e adesso facciamo assaggiare anche alla nonna, che è una golosona. Assaggia questo, nonna, è buonissimo, con lo zabaglione, buono buono buono. Vediamo se anche la nonna gradisce. Buonissimo. Bene. È il giorno dopo e vi faccio vedere che cosa ha recuperato Luca. Allora, è andato dal meccanico in paese per farsi gonfiare la ruota della carriola, che si era completamente sgonfiata e per portare la legna era impossibile. Quindi se l'è fatta gonfiare e ha preso un po' di pneumatici. Per cosa li prendi, amore? Li ho presi per la palestra, però adesso devo vedere un attimino, perché la mia idea per la palestra erano pneumatici un po' più grossi. Tipo da trattore, diciamo. Ne bastava uno. Perché l'altra idea invece con pneumatici, però questi sono anche troppo grossi, servirebbero quelli piccoli, la metà, anche un terzo di questi, per il pollaio. Ah! Come pollaio. Non abbiamo mai parlato di questo, sai? Da mettere. Comunque servirebbero come, diciamo, struttura dove voglio mettere i pali. Perfetto. Perché lì intorno alla rete vorrei cementare tutto, proprio per essere sicura. Prima la struttura deve essere fatta molto bene. Dalle galline perfetta deve essere. Noi abbiamo pranzato e adesso ho applicato una maschera sui capelli, infatti se li vedete un po' bagnati, barrauntini, è per quello, e li ho legati per comodità e poi li lavo stasera. Visto che oggi avevo intenzione di lavarli, ho pensato di sfruttare il pomeriggio come tempo di posa per la maschera. Comunque volevo tornare un attimo al discorso delle galline, perché da quando siamo a casa ciliegia ho ricevuto una valanga di domande in merito. Li starebbero benissimo, perché non le avete messe, le metterete, le prenderete, non ci saranno, ci saranno, eccetera eccetera. Allora, se noi avessimo potuto, vi dico la verità, le avremmo prese fin da subito, ma purtroppo non c'erano le condizioni adatte. Innanzitutto la prima cosa che dovevamo fare, e che per fortuna abbiamo già fatto, che ho condiviso sul canale, era la recinzione esterna, quella principale, per intenderci quella dell'orto e quella delle capre, dove sono le capre, che poi sarà la zona anche delle galline.
Non riusciremo a fare tutto, vedrete come abbiamo pensato di sistemare. E quindi la primissima cosa da fare era quella. Io ho condiviso tutto sul canale, se già avete visto quei video, saprete che è stato un lavoro veramente molto faticoso ed è stata anche una bella spesa, nonostante abbiamo fatto tutto noi, però i materiali già iniziavano a costare un po' di più. Devo dire che noi siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo trovato ancora delle scorte in magazzino, quindi siamo riusciti a prendere parecchie cose a prezzi normali. I prezzi di adesso sono veramente inavvicinabili. Comunque, il primo lavoro da fare era quello. Il secondo lavoro da fare, che non è stato ancora fatto, è quello di creare una zona veramente sicura per le galline. Sicura perché qui da noi ci sono tantissimi predatori. Ecco che passa la nonna. Buongiorno, nonna. Buongiorno, Dove vai? vado dalle ragazzi. Brava, che ti aspettano. Se ci sono. Penso di sì, sai. E dicevo, creare una zona veramente protetta per le galline, perché qua da noi ci sono tantissimi predatori. Volpi a non finire, ne ho viste tantissime, di notte è pieno. E, faine, quelle si intrufolano veramente dappertutto, e proprio una faina ha fatto fuori un pollaio di una persona che conosciamo, un pollaio, le galline del pollaio, perché si è infilata, mi ha fatto vedere dove, in uno spazio veramente piccolissimo, sono tremende. Ma ci sono anche tanti predatori dall'alto qui da noi, poiane, mi sembra si chiamino così, falchi. E tante altre persone ci hanno detto proprio di aver visto questi volatili afferrare le galline e portarli via in una frazione di secondo. Quindi la nostra idea, soprattutto noi che viviamo a ridosso del bosco, è quello di creare una zona veramente protetta per le galline, altrimenti sarebbero troppo a rischio, più il pollaio, naturalmente, e quindi vorremmo chiudere bene tutto quanto, sopra, di lato, sotto, eccetera, eccetera. Solo che purtroppo, come vi dicevo già prima, i prezzi stanno aumentando sempre di più, e questi materiali, perché per il pollaio ci vuole una rete specifica, è una maglia molto stretta, è proprio la protezione migliore, quella che ci hanno consigliato, stanno aumentando tantissimo. Anche questa recinzione, che a noi servirebbero parecchi metri, adesso costa veramente tanto. Quindi stavamo aspettando un po', magari prima Luca stava pensando bene al pollaio, già ha qualche idea. Prima vi ha detto qualcosa, ma ha più idee di quelle che vi ha detto, quindi pensavamo di fare così, e sperando poi di, non so, che questi prezzi ci vengano un pochino incontro, mannaggia, o non lo so, di trovare qualche sconto, qualcosa, e niente, aspettare, insomma, la situazione è questa. E adesso scendiamo qua sotto perché finalmente non vedevo l'ora e iniziamo a raccogliere un po' di uva. Ci sono diversi grappoli belli maturi. Quest'anno è maturata un po' prima rispetto all'anno scorso e penso sia dovuto al caldo che c'è stato. Stasera faccio una frittata, ma non la classica frittata, una frittata bella golosa e sfiziosa. Qui ho messo uova e formaggio. Adesso aggiungo, ma questo passaggio non è affatto obbligatorio, potete fare la frittata che più preferite. Io ho deciso di farla con delle verdure che ho precedentemente grattugiato e rosolato un po' in padella. Ho messo zucchine, carote e cipolla. Adesso unisco tutto quanto, poi verso tutto nella teglia e la faccio cuocere in forno. E dopo vi faccio vedere il secondo passaggio, che è semplicissimo, ma che la rende molto sfiziosa. Quando la frittata è cotta, ma non è ancora dorata,
la togliamo dal forno, io l'ho fatta sottile quindi ci ho voluto veramente poco, e andiamo a mettere sulla superficie uno strato di passata di pomodoro, anche qui uno strato sottile, e infine un bel po' di formaggio. Io ho messo un misto di mozzarella e scamorza a cubetti, poi la rinforniamo giusto il tempo che il formaggio si sciolga e la nostra frittata alla pizzaiola è pronta. E con la nostra cena e la nonna che manda un bel bacio a tutti, noi ci vediamo al prossimo video.